periodo in cui eravamo tutti chiusi in casa e la scelta era una casa editrice o imparare a fare la pizza. Piazza gremita di pubblico, circa 3.000 persone, tra loro tantissimi giovani in piazza 20 settembre a Fano per l'evento più atteso di Passaggi Festival, l'appuntamento con Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico e non solo, che sul palco ha presentato la casa editrice che ha fondato e che si chiama Accento. Grazie a Bibi che mi si è attaccato appena gli ho proposto questa cosa, come una cozza allo scoglio ha reso reale poi Scusa, questo io dico progetto. questa cosa perché il mio sogno nella vita era aprire una casa editrice. Io realizzo i tuoi sogni, Bibi. E Esatto. quindi siamo trovati a dover pensare poi, ok, la facciamo veramente, va bene, va trovato un nome. I nomi sono tutti stupidi, i nomi di qualunque cosa sono stupidi finché non diventano poi comuni, finché non diventano popolari, finché non diventano celebri. Quindi abbiamo iniziato a stilare, eravamo in un bar. Su Accento ci siamo soffermati perché mentre stavamo facendo questa lista di nomi, abbiamo detto pubblicheremo delle persone sconosciute, quindi sarà importante che la gente riconosca il brand, riconosca il marchio, no? Accento deve sopperire alla mancanza di nomi celebri degli autori. Insieme al direttore Matteo Bianchi e al consulente editoriale Gianmario Pilo, ha raccontato lo sviluppo del progetto, dall'idea nata durante la pandemia alla creazione del logo, fino alla realizzazione della casa editrice nel 2022 dedicata ai giovani esordienti. Al termine dell'incontro, Cattelan ha ricevuto il premio Fuori Passaggi 2024. Per aver valorizzato contaminazioni e sconfinamenti tra narrativa e saggistica, per aver liberato la letteratura dall'obbligo di limitarsi e di delimitare, per aver utilizzato la popolarità a sostegno dell'urgenza di un riscatto della letteratura, della necessità di restituirle credito, per aver creduto sempre nel potere della parola orale e scritta di elaborare e insieme alleggerire le nostre umane inquietudini. Per tutte queste ragioni, la direzione di Passaggi Festival e il comitato scientifico conferiscono ad Alessandro Cattelan il premio Fuori Passaggi della 12ª edizione. Complimenti ad Alessandro Cattelan e grazie per essere stato con noi e benvenuto nella città di Fano. Sono onorato di ricevere questo premio, grazie mille. Grazie a te di cuore. Siamo con Alessandro Cattelan, che tra le tantissime opere artistiche, nella sua carriera artistica, ha fatto il doppiatore nel cartone animato Pets e Pets 2, Vita d'animali. Certo. Allora, io ti chiedo cortesemente di Sì? mandare un messaggio ai bambini con la voce di Max, il cagnolino newyorkese che hai doppiato in Pets e Vai. Pets 2. Ciao, sono Max e sono il cagnolino più fortunato di tutta Fano. E Fano è la città della fortuna. Ragazzi di Fano, trattate sempre bene i vostri animaletti. Sono molto emozionato e anche molto orgoglioso di vedere questa piazza così gremita, di avere Cattelan nella nostra città, perché è un interprete veramente del nostro tempo, soprattutto per tanti giovani. Ha saputo non solo dialogare tramite la televisione, ma anche tramite gli altri mezzi di comunicazione, quindi credo che sia anche per alcuni versi un punto di riferimento. Come lo sono i tanti interpreti di questo festival, che è veramente importante, alla sua 12ª edizione, sostenuto da tante amministrazioni, credo che troverà un grandissimo sostegno anche dalla nostra amministrazione perché vogliamo che cresca sempre di più e diventi un punto di riferimento per la città ma anche per i turisti.